Si è acceso il microfono? Sì. Dici sì? Annyeonghaseyo! Benvenuti in questo nuovo video con una guest star! Ciao amiche! Sono io la vostra fata preferita. Esatto, fate di Alfea, ecco qua, Nico. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Ciao amiche, ovviamente la sigla di Wings, ora devi far partire anche tu. Ma tra l'altro mi porti anche un po' di colore sul canale, visto che sono così piatta da anni. Ne parleremo in un altro video di questo. Ma oggi, perché siamo insieme? Oggi amiche, andremo a descrivervi quelli che sono i nostri K-drama preferiti. Abbiamo deciso di portare questo nuovo format sul canale di Gloria. Io l'ho obbligata perché Gloria, io lo dico sempre, è una beauty content creator pazzesca. Amore. Lei se lo dimentica sempre ed è bravissima. Quindi amiche, abbiamo pensato di decidere tre K-drama a testa, proprio perché sia io che lei siamo appassionatissimi, amiche. Ed è stato molto arduo fare la top 3. Quindi top 3, non 5, 3. No, 3. Sì, okay. Perché Gloria non riesce a decidersi. Cioè, per... io ce li ho i drama che, come posso dire, ne avrò visto 100, però ci sono quelli che riesce riguarderei. A sintetizzare, sì, in 3. Certo. No, io no. La donna che non sapeva decidere. Troppo difficile. Va bene. Amo, inizia con quale è il tuo primo? Però ovviamente non significa primo tipo primo, ma sono tre che sono praticamente tutti allo stesso livello, capito? Beh, allora, chi mi ha seguito lo sa, ma ora me la sai anche tu, che ho fatto due balitos enormi quanto una casa. It's okay to not be okay. Se non le avete mai viste, amica, dovete guardarli, perché sì, i drama si pensa molte volte che siano solamente quelli d'amore, e la maggior parte sono così, sì. Però ne esistono anche di diversi tipi e lo scoprirete all'interno di questo video. Infatti vi diamo anche un pochino di quello che è, esatto, un sunto di quello che sarà, quello, esatto, che andate a vedere, un pochino della trama, in modo tale che magari se siete incuriositi potete andare a vederli. Questo drama si trova appunto su Netflix. Gloria, che cosa ci dici, riassumendo, perché ti è piaciuto così tanto? Perché dovete sapere che io e Gloria abbiamo dei pareri discordanti, nel senso che questo drama che lei ha nominato, Gloria, io l'ho visto, lo trovate su Netflix, però a me non è piaciuto poi come così fare tanto. Come fare? Ah, ma è bellissimo. Onesto. È così romantico. Vabbè, parla di Kum Nyong, che è questa donna d'affari, insomma, ben avviata, che fa la scrittrice, che fa libri per bambini, ed è un po' psycho, no? Infatti mi ha preso perché era psycho, ho detto, wow, mi piace questa attrice, poi recitava in modo proprio coinvolgente. No, okay. No. Conosce questa personcina molto carina, questo attore, tra l'altro io sono innamorata persa, lo stalkerò su Instagram, me lo sogno di notte. Ora anche io, Se non mi piace, io lo... È buono. Comunque, quelle labbra... Vabbè, comunque è molto buono. Che è un infermiere. Quindi inizia questa storia un po' contorta, un po' così difficile. Lei ha un passato un po' tortuoso, lui pure. Ha un fratello che soffre di autismo. Infatti la storia di questa trama mi ha colpito tantissimo, perché a me ha fatto piangere tantissimo. Sì, quello anche a me ha fatto piangere, però lui, recitazione top. Come fa a non piacere? Già solo perché parla di questo argomento. Allora, fondamentalmente quindi la storia si sviluppa in questo modo. C'è questa sorta di amore intricato, sì. La difficoltà di vivere con una persona, sì, autistica. E quindi lì si vedono effettivamente le difficoltà dell'autismo, però anche la bellezza, nel senso che comunque la gioia nelle piccole cose, esatto, cioè, vedi, questa... esatto, lui si emoziona per piccole cose. A me personalmente non è piaciuto perché è troppo lungo e dispersivo, nel senso che la trama è molto bella, però tutto si sviluppa secondo me tra i primi episodi e gli ultimi, quelli in mezzo sono un po' filler. No, io l'ho amato, l'ho riguardato tipo 3 volte, quindi ve lo consiglio se siete romanticone come me, vi rivedete un po' in questa cosa. Esatto, perché poi c'è anche una sorta di è quello che a me è piaciuto, la parte it's okay not to be okay, che mi è piaciuta, che c'è un alone di mistero, che sembra quasi tipo la protagonista sembra essere tipo misteriosa, una sfera, esatto, sì. Gli è successo di tutto, ci sono un po' di misteri dietro, lei fondamentalmente non poteva vedere altre persone quando era piccola, quindi sì, c'è questo alone di mistero che dice, ma ha dei traumi praticamente, sì, viveva in una specie di castello, sì, un po' strano. Il tu, mio preferito, aspettate, così amica, che sembra anche più intellettuale. Comunque guarda come siamo matchati, esatto, di amo noi praticamente Cosmo e Wanda. Così. Che se poi io Wanda sono Cosmo era verde. Il mio dramma preferito, nonché il mio primo dramma in assoluto, invece lo trovate su Viki, che è una piattaforma gratuita, il cui 80% dei dramma sono gratuiti. Poi ce ne sono altri che sono a pagamento, ma lo vediamo successivamente. Ed è Hotel del Luna, che, io devo che tu non hai mai visto e me l'hanno consigliato. Allora, Hotel del Luna è un dramma che io ho guardato, vi spiego perché. Perché c'è come attrice protagonista la cantante IU, che è famosa in Corea, e recita le palle, stavo per dire
recita le parti di questa guerriera, perché la storia inizia così, con questa sorta di guerriera che è imprigionata dalla propria tristezza, dal proprio risentimento, e lei non può abbandonare la vita e quindi poi andare in paradiso, ma viene confinata tra virgolette sulla terra. Viene confinata sulla terra e viene obbligata a gestire questo hotel, che è un hotel di morti, che è un hotel, cioè nel senso, le persone quando muoiono vanno al suo hotel e lei li aiuta a passare oltre. Ovviamente le anime sono vendicative. Il dramma sembra impostato in modo romantico, e lo è, però mi è piaciuta la parte mistica, perché ci sono proprio gli spiriti cattivi che vogliono fare del male alle persone. Amo, che mi piacerà, però amo, fantastico. Però ovviamente la storia non parla solamente di lei, ma giunge praticamente in suo soccorso, possiamo dire così, un personaggio maschile che si chiama appunto Gu Chan Song, all'interno del sembra la gochujang paste. Questo ragazzo si ritrova a lavorare per l'hotel dell'una perché il padre l'ha venduto. Per salvarsi la vita, possiamo dire così, ha venduto il figlio, e quindi il figlio è obbligato ad andare in questo posto. Carino. Però non vi svelo altro, e ovviamente vi ripeto, ci sono anche elementi mistici, perché ve lo detto che gli spiriti sono cattivi, e man mano c'è uno spirito che si rafforza prendendo le anime degli altri, quindi diventa sì un pochino più d'azione. Sarei fiero di me? Posizione numero 2. Poi come datturi non sono proprio in ordine, ok? Un po' così. Io devo essere onesta, mi è piaciuto tantissimo, e devo vedere ancora la terza stagione, Penthouse. Lo voglio inserire. Amiche, in qualche modo siamo d'accordo sulla seconda posizione. È molto figo, grazie. Amo, è bellissimo. Mi ha fatto conoscere questo, cioè veramente questo K-drama, che io ho iniziato dicendo: amo, ma sta prima puntata cosa? Anche questo lo trovate su Viki. Le prime due stagioni sono gratis, la terza dovete pagare, ma costa solo 4 euro circa. Fondamentalmente si sviluppa la storia all'interno di questo palazzo, che è un palazzo per ricchi, quindi vivono solo persone ricche. E man mano durante la storia si sviluppano le vicende di queste persone ricche, quindi si scoprono dietro altarini. Come, esatto, altarini eccetera. Però voi direte: ok, l'abbiamo già visto anche. Invece no. Perché la trama praticamente segue il filone di un omicidio, esatto. Amiche, che riguarderà già dalla prima puntata, non è uno spoiler. Già dalla prima puntata. Esatto, sì, l'episodio proprio inizia così. Il primo episodio, una ragazza dal nome Min Son Ha viene buttata giù da questo palazzo. C'è un incrocio di storie che ti si apre un mondo. Esatto. Cioè fai congetture, cose. Poi è molto, mi è piaciuto perché ha trattato anche qua il lato umano di quelle poche persone che sembrano non aver cuore. Ci sono poche persone che ti fanno un po' sciogliere, dici c'è speranza. Allora, secondo me rappresenta perfettamente la società coreana, quindi divisa tra poveri Fibolezza. E ricchi, esatto, ma poi è proprio distinta la versione povera e la versione ricca, perché poi ovviamente durante la serie scoprirete che anche i poveri possono diventare ricchi. Gira tutto intorno a questo omicidio, ma non è finita qua, perché non bisogna scoprire solamente chi ha ucciso la persona e perché l'ha uccisa, ma soprattutto ci sarà una persona X incognita che vuole vendicare Min Son Ha. Mi ha ricordato un po' Revenge. Sì, però ci sono intrighi amorosi, persone che si mettono le corna a vicenda, omicidi, vicende scolastiche, di bullismo, trattano un po' di robe anche loro. Sì. Intenso. E la cosa che mi ha detto lui: non ti annoierà durante la visione. Infatti ogni puntata ti tiene incollata. Io ho fatto tipo 2 settimane che non riuscivo a staccarmi, ero proprio incollata ancora. Perché comunque ancora in ogni episodio dinamico. Soprattutto alla fine, sì, a parte che è dinamico, ma poi alla fine c'è sempre un'azione che se sconvolge, dici, no, devo tutto, vederlo, sì, vederlo. Sì, ribalta proprio tutto. Allora amiche, siamo arrivati all'ultimo posto di questa classifica, ne sono stati tantissimi, e ovviamente fateci sapere, perché magari potremmo fare anche una rubrica mensile con Gloria, sì, dove magari durante il mese guardiamo dei drama e ve li consigliamo. Comunque nell'info box lasciamo la lista, sia la mia che quella di Nico. Esatto, Nico. Vi ricordiamo di lasciare un like e un commentino, che fa sempre bene all'algoritmo. Bravo, fa tutto lui. Il mio terzo drama è My Name. Questo drama è uscito da pochissimo su Netflix, da qualche mese, ed è veramente pazzesco. Fondamentalmente parla di questa ragazza, praticamente perde tutti quelli che sono i suoi affetti familiari. La storia gira intorno al fatto che, se non erro, il padre, ora non ricordo benissimo, però il padre è stato ucciso da una persona. Deve scoprire innanzitutto chi l'ha ucciso, ma lei soprattutto è una ragazza temeraria, una ragazza forte, quindi lei praticamente va in questa sorta di ghetto, si allena per diventare un'assassina, una serial killer. Ma me ne avevi parlato di guardarle, che lui ne guarda talmente tanti che mi riconsiglio, io mischio tutte le... Non è vero, ne guardi più tu di me. Sì. Dobbiamo fare anche quella classifica. Anche qua si nota tantissimo la società coreana, perché appunto c'è una discriminazione, perché tutti sono maschi in questo ghetto e lei è l'unica donna. Sa che finisce un po' male per loro, però ovviamente non vi svelo niente. E ovviamente alla fine del dramma lei scoprirà chi è che effettivamente ha ucciso il padre e perché, ma vi sconvolgerà la parte finale. È stata lei.
scorre benissimo, molto d'azione, perché come vi ho detto, sì, è vero, i drama esistono quelli d'amore, che appunto come anche Hotel del Luna è molto amoroso, esiste anche Startup che è veramente d'amore, un town cha cha, però a me come genere piace il più quello, sì, d'azione, sì. Nel senso che ci deve essere per forza secondo me un elemento tipo di mistico, oppure non so, combattimenti, uccisioni. Io invece sono più per davanti al K-drama. No, anche a me piacciono, però ho bisogno sempre di, perché scorrono meglio. Quindi My Name assolutamente consigliato, ma ce ne sono altri altrettanti che mi piacciono, ovviamente. Lista giù, guardate. Quindi amo, il tuo qual è l'ultimo? È stato arduo, perché io consiglio sempre gli stessi da anni, cioè da quando ho iniziato a guardare i K-drama ho sempre consigliato i soliti. Ma sai cosa? Cambiamo. Perché secondo me il livello si alza, cioè tipo Penthouse. Esatto, ha già scalato, capito? Penthouse ha scalato tutto. Perché più ne guardi e più dici, però aspetta, quello che ho visto era meglio dell'altro. Quindi metterò alla top 3 Itaewon Class, che ho visto, è stato anche quello uno dei primi K-drama che ho visto. Anche io l'ho visto insieme con mia madre e le è piaciuta. Bellissimo, amica. Bellissimo. La trama la ricordo un po' a tratti, perché l'ho visto una volta e anni no, fa. No, io me la ricordo bene la trama, amo. Ecco, vuoi raccontarla tu? Perché sei molto brava a raccontare le trame e sentite lui. Lui sta entrando in prima superiore, fondamentalmente, vede in prima superiore un atto di bullismo proprio appena entrato in classe, nel senso che un suo compagno ricco, ovviamente questo è l'elemento della ricchezza, ritorna sempre nei nostri drama, perché è un elemento proprio presente sempre, presente nella società coreana, cioè i soldi sono proprio un elemento secondo me fondamentale, ma già anche in fase di relazione, cioè se io dovessi uscire per esempio con un ragazzo quanti coreano, quanti soldi fai al mese? Esatto, loro ti chiedono quanti soldi fai al mese, se hai un'economia stabile, nel senso se il tuo lavoro ti permette di vivere adeguatamente, e quanti soldi hai nel conto in banca. Quello fa parte della società coreana, ovviamente sempre secondo quello che ho letto e ho visto. Cosa succede? Che quando questo ragazzo, che ora non ricordo il nome, lo chiameremo Luigi, esatto, Luigi. Quando Luigi entra in classe vede questo ragazzo che picchia un ragazzo più povero di lui, il famoso tipo secchione. Lo difendevano, sì, 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 esatto. Lui non può rimanere a guardare questa situazione, nonostante gli altri facciano finta di nulla. Lui interviene e picchia il ragazzo ricco, e ovviamente questo gli costerà caro, perché gli costerà l'espulsione. Però, ginocchiati, mi ricordo che c'era il padre di quello ricco che diceva il ginocchiati, esatto. No, no, dai, questo gli costerà l'espulsione. Poi da lì si sviluppa la vicenda, perché è una vicenda molto triste. Non vi voglio fare spoiler, però fondamentalmente lui, a causa di questo suo gesto, praticamente viene schiacciato da quello che è la ricchezza, la ricchezza e la potenza della società coreana. Passerà anche del tempo in prigione, però decide di rialzarsi e di fondare quello che è il suo negozio di cucina, il suo ristorante. Quanto m'ha gasato, mamma mia! Ed è presente all'interno di questo dramma anche la comunità LGBT. Itaewon Class, il quartiere di Itaewon in Corea, è quello dove si sviluppano dove c'è il quartiere gay, fondamentalmente, che è stato inserito nella società coreana a fianco alle prostitute, quindi fa capire anche come loro, esatto, vedono, come loro, sì, vedono la sessualità. E c'è all'interno di questo programma una persona che decide di cambiare sesso, e ovviamente questo chissà come verrà percepito dai coreani. Anche il protagonista deve vendicarsi di questa persona ricca, chissà se lo farà. Quindi ve lo consiglio, un dramma molto molto bello. Quando si tratta di vendette ti suscita quel voglio vedere, sì, dove, sì, va a finire, se ce la, sì, fa, sì, è un dramma molto triste, sì, un molto pianto un sacco di volte, perché però poi pensi che ce la fa, poi esatto, quando proprio sembra che una persona ce la faccia, viene schiacciata dai ricchi, però alla fine qualcosa succederà, ecco. Dai, il bello dei K-drama è che hanno quasi sempre un lieto fine, quasi sempre. No, io ne ho guardato qualcuno che proprio mi ha lasciato, adesso ce l'ho nella lista. La cosa che mi è piaciuta anche sono le colonne sonore, le canzoni, quanto sono belle. Sono andata avanti per mesi a sentire quella di Itaewon Class. Quella di Itaewon Class è gestita da Gaho, che è un cantante coreano bravissimo. Che fissa, e io tipo su Spotify, esatto, segui. Questo è quanto, ovviamente facciamo ora la copertina del video tipo con gli occhiali tipo. Io spero che questi consigli vi siano piaciuti. È stato molto bravo Nico a parlare, perché ti ricordi tutto. Io fortunatamente anche il dono della sintesi ce l'abbiamo. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto con un bel pollicino in su, e andate sul canale di Nico per vedere quali altri video vi aspettano. Vi mando un grosso bacio e scusatemi se ci ho messo tanto a fare questo video del 2022, ma vi ho portato una guest star, quindi amiche, sì, perché Gloria ha bisogno sempre di una marcia in più. Da sola, sì, si perde, amiche, sì, ogni tanto. Ma loro lo sanno, quindi. Questo è quanto. Fateci sapere voi che drama, sì, ci consigliate qua sotto. Se ne avete visto, ovviamente consigliate, perché, esatto, noi andiamo sempre a guardare. E vi aspettiamo, e quindi, su Instagram, anche, esatto, lì, siamo molto più attivi. Grazie mille per aver visto questo video. Ciao. Vi mandiamo un big kiss. Ciao, ciao.